Ultime notizie dal TGCOM. Ufficializzata la fusione tra Unicredit e Capitalia, dopo l'ok dei consigli di amministrazione, nasce il secondo più grande polo creditizio d'Europa dopo i britannici di HSBC. La nuova banca manterrà il nome di Unicredit. È di 48 morti il bilancio degli scontri avvenuti in Libano tra l'esercito di Beirut e alcuni miliziani di Al-Qaeda. E sempre in Medio Oriente, Israele ha compiuto un nuovo raid aereo a Gaza che ha causato la morte di 3 persone. Sparatoria nello stato dell'Idaho, negli Stati Uniti. Un uomo armato ha aperto il fuoco sulla folla e poi si è barricato in chiesa. 2 passanti e 2 poliziotti sono stati colpiti. Il cecchino è rimasto ucciso nella sparatoria insieme ad un agente. Ancona, punizione disumana da parte di 2 genitori provenienti dal Bangladesh nei confronti del figlio di 6 anni. Il bambino è stato incatenato al balcone perché faceva i capricci. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati i vicini che hanno subito chiamato i carabinieri. Domenica ricchissima per lo sport, partiamo con la MotoGP a Le Mans. La pioggia condiziona pesantemente il Gran Premio di Francia e l'ordine d'arrivo è a sorpresa. Ha vinto Vermeulen su Suzuki davanti alla Honda di Marco Melandri. Casey Stoner è terzo e guadagna altri 6 punti nella classifica mondiale su Valentino Rossi, che si è dovuto accontentare del 6° posto. A Valencia Luna Rossa non sbaglia e conquista la finale della Louis Vuitton Cup. Con il nuovo successo sugli americani di BMW Oracle, la barca di Prada ha chiuso la serie di semifinale a suo favore con il punteggio di 5-1. Nel calcio, penultima giornata di Serie A con gli occhi puntati sulla lotta a salvezza. A sorridere alla fine sono Torino, Livorno, Cagliari che conquistano la sicurezza della permanenza. La Regina rimonta 3 gol a Empoli e può ancora sperare, così come il Siena. Decisivo domenica sarà lo scontro diretto Catania-Chievo. E chiudiamo con il Giro d'Italia, dove ancora una volta il campione del mondo Bettini non è riuscito a cogliere il successo di tappa preceduto dal danese Arvesen dopo una lunga fuga. Pinotti, giunto a 4 minuti e 19 dal vincitore, è riuscito a mantenere la maglia rosa. Le notizie di TGCOM anche sul vostro telefonino, costi informazioni a pagina 563 di Mediavideo. Grazie per l'attenzione.